bello, quanto ti amo, tantissimo. Grazie di essere qui nonostante la pioggia. Io veramente dirò due parole soltanto perché Marco, oltre ad essere un valentissimo interprete musicista, è anche professore, insegnava fino all'anno scorso all'Università dell'Oregon, ma continua a insegnare in vari luoghi, sia negli Stati Uniti che in Italia, quindi sarà lui a introdurre il programma di questa sera e soprattutto a spiegare la storia di questi meravigliosi violoncelli che lui ha portato qui, che sono tutti pezzi storici, quindi di grande importanza. Buonasera, visto che questo concerto non è un solo concerto, diciamo che è un po' un concerto con spiegazioni, concerto conferenza, come volete, però non avete paura che non parlerò per ore, però volevo comunque presentare un po' questi strumenti e anche il repertorio che suonerò, che non è proprio il repertorio che si sente solitamente quando uno va a un concerto o un recital di un violoncellista solo. Di solito cominciano con Bach e poi vanno avanti nel tempo, magari finiscono con un solo di Benjamin Britten o qualcosa del genere. Io invece vorrei finire con Bach e cominciare il più presto possibile. E per quello ho chiamato il programma Primordi dell'arte del violoncello, che fa un po' onore a Francesco Battielli, che nel 1913 pubblicò un articolo proprio intitolato in quel modo e parlò per la prima volta del violoncello come strumento che sarebbe emerso a Bologna. Purtroppo questa storia, una volta mandata in giro, tutti hanno pensato che veramente il violoncello era nato a Bologna. Invece non è proprio completamente così. Diciamo che i primi musicisti che si chiamavano o che si diciamo che si dicevano violoncellisti, che suonavano il violoncello, erano bolognesi e il primo repertorio per violoncello da solo viene da Bologna, anche se poi i musicisti sono tutti modenesi, quindi sarebbe anche più giusto dire che il violoncello come strumento solista nacque a Modena. Invece il violoncello come lo conosciamo oggi è nato a Napoli. A Napoli già alla fine del Seicento e vi spiegherò un po' perché riferisco al violoncello come lo suoniamo oggi, perché immagino che conoscete tutto il violoncello barocco, cioè del periodo, vediamo, fra il 1580 e il 1720, non è solo un violoncello moderno con corde di budello e di cui si tira fuori o via il puntale e poi con un arco diverso e qualche dettaglio in più, questo direi è il violoncello piuttosto classico, il violoncello come emerge negli anni 40 del Settecento. Invece sappiamo che di bassi della famiglia dei violini, che sarebbe il violoncello, questi bassi esistevano già dal primo Cinquecento. Purtroppo anche abbiamo il primo metodo di violoncello francese, scritto da Michel Corrette, che non era per niente violoncellista, era un organista, però ha scritto dei metodi per tutti gli strumenti esistenti, sentendo dai musicisti come si suonava, e questo metodo è stato pubblicato nel 1740, quindi siamo già oltre il periodo barocco. Purtroppo, in base a quello, tutti i violoncellisti barocchi, dall'inizio del movimento della musica antica, che è partito più o meno negli anni 60 del secolo scorso, tutti questi violoncellisti si sono basati più o meno sullo strumento standardizzato, moderno, utilizzando quel metodo di Corrette. Invece per i due secoli precedenti non si faceva proprio niente. Allora, i miei studi si sono concentrati per un paio di decenni appunto su la riscoperta di questi strumenti. La cosa che si capisce ormai è che il violoncello al singolare prima del 1720-30 non c'è. C'erano strumenti oppure più grandi,
che si chiamavano Vione, oppure più piccoli. E quindi nella terminologia, diciamo, del 6-700 in Italia, c'è la famiglia delle viole, e la viola è lo strumento che poi si riferisce, o che, la parola che si usa per riferire a tutta la famiglia di quello che oggi chiamiamo i violini, cioè il contralto, il basso, eccetera. Nel 600 la viola era questa, e poi c'era quella più piccola, la violetta, che era il contralto, il tenore, e poi il piccolino, il violino, che era quello ancora più piccolo. Ma quello era basato su un tipo di musica strumentale in tre voci, quindi un soprano, un contralto e un basso. Quindi violino, violetta, viola. Poi i veneziani hanno trovato già nel 1520 che tre voci non bastavano, era meglio quattro voci anche nel gruppo degli strumenti ad arco, della famiglia di queste viole. Quindi hanno mantenuto il termine violino per il soprano, violetta o alto viola per il contralto, e poi hanno suddiviso quel basso, quella viola, in uno un po' più grande, che faceva il basso profondo, e lo chiamavano violone, e uno più piccolo, che poi utilizzavano un diminutivo di violone, cioè violoncino. La parola violoncello emerge solo nel 1665 in una stampa di Giulio Cesare Arresti che menziona violoncello. Però fra il violoncino e il violoncello ovviamente c'è poca differenza, come fra la differenza fra limoncino e limoncello non c'è, quindi con il violoncello è la stessa cosa. Solo che il termine vuol dire un piccolo violone, e il violone dal 700 in poi si utilizza per indicare il contrabbasso. Invece nel 600 è uno strumento della famiglia dei bassi, dei violini, quindi il violone sarebbe un violoncello un po' grosso, e il violoncello barocco sarebbe un violoncello un po' più piccolo di quello che conosciamo oggi, che è questo qua, che poteva avere 4 corde, 5 corde, anche 6 corde. La cordatura può variare, può essere in quinte come il violoncello moderno, ma può anche avere una quarta o due quarte, dipende proprio dal repertorio scelto. E quindi con tutta questa storia del violoncello barocco, ormai sappiamo che lo strumento che utilizziamo oggi per suonare il violoncello barocco, come dicevo, è veramente uno strumento già classico o della metà del Settecento, ed è quello in mezzo, che è un po' a metà strada di fratto. Quindi per il repertorio più tardivo che suonerò oggi utilizzerò il violoncello, quello diciamo standardizzato, e per gli altri strumenti utilizzerò per repertori diversi. Ho organizzato il programma in tre parti. Comincio con Vitali e Gabrielli, che sono due bolognesi modenesi. Di Vitali abbiamo un manoscritto che sta a Modena e che sono partite per il violone, quindi le suonerò sullo strumento grande. Un'altra cosa che sappiamo del periodo barocco è che gli archi cambiano tantissimo. Qui ne sono due, per esempio, che sono molto, molto diversi. E c'era anche il modo di suonare che era molto diverso. E per quello dico, i napoletani sono stati quelli che hanno introdotto il violoncello come lo suoniamo oggi, quindi con l'arco tenuto in modo prono, come il violino. Perché? Perché nei conservatori napoletani gli insegnanti degli strumenti a corde insegnavano tutta la famiglia, e spesso erano violinisti che suonavano il violino, la viola, se vogliamo, e poi il basso di violino o il violoncello, che a Napoli utilizzavano piuttosto gli strumenti più piccoli, e li suonavano sempre con l'arco prono, ma erano gli unici in Europa. Tutti gli altri lo suonavano con l'arco supino, un arco che si tiene più o meno come i tedeschi lo fanno col contrabbasso, quindi tutta un'altra tecnica che i violoncellisti hanno un po' dimenticato, però che sarebbe la tecnica più normale, diciamo, per il 600.
e lì ovviamente è tutto un repertorio a canto piuttosto che per solisti. Quindi sentiremo questi tre strumenti con quattro archi diversi, dipende dalla musica. Quindi la prima parte è questa musica di modenesi e bolognesi, la seconda parte con Giulio De Rupo e Francesco Paolo Supriani sono i napoletani di cui parlavo. E poi, prima di finire con Bach, facciamo un salto con questo nome infinito, Joseph Marie Clément Ferdinand, dall'Aba, un po' strano il nome francese, però dall'Abaco era un violoncellista di origini veronesi. Il padre, Evaristo Felice dall'Abaco, era partito a Monaco di Baviera a lavorare e poi è finito a Bruxelles, dove è nato Joseph Marie Clément Ferdinand, e ha vissuto quasi un secolo, ha vissuto 95 anni, e questi capricci che suonerò sono praticamente dei brani che ha fatto mentre stava a Bruxelles, probabilmente negli anni 20-30, quando era giovane del Settecento. E quindi finirò con Bach e lì non farò il solito, le solite suite, ma comincerò con un Allemand della partita per flauto che ho trascritta e accomodata, diciamo, per violoncello a 5 corde, e poi farò solo tre brani da una suite, dalla seconda suite anche in re minore, come la tonalità dell'Allemand della partita per flauto che ho trascritta in questa stessa tonalità. E quindi parlerò magari un attimo dei brani in genere, che tutta questa musica che suonerò stasera non è mai stata pensata per essere suonata in pubblico. Nemmeno le famose suite di Bach non erano previste per essere suonate in pubblico. Per essere suonate, sì, ma praticamente tutto questo programma sono brani didattici, sono fatti per insegnare qualcosa. E non solo insegnare il violoncello, ma insegnare a improvvisare, insegnare a fare ornamentazione. Le suite di Bach invece sono state fatte per insegnare ai giovani compositori di scrivere delle danze, che di solito le scrivevano per un cembalo a quattro parti, però la difficoltà maggiore è di scriverle per uno strumento monodico che non può fare tutti gli accordi. Quindi è un passo in più sull'apprendistato della scrittura di una suite di danze per uno strumento monodico. E quindi questi studenti imparavano a scrivere dei brani di questo tipo e magari li suonavano pure, ma non erano mai stati pensati per suonare in pubblico. E Pablo Casals è stato il primo a farlo nel 1995 e da quella volta sono diventati famosi un po' in tutto il mondo dei violoncellisti, perché la maggior parte dei violoncellisti odierni più o meno cominciano con Bach, visto che questi brani sono scritti nel 1720, più o meno cominciano con quel repertorio e poi vanno a esplorare tutto il repertorio del tardo 7, l'800 e il 900 ovviamente. Quindi tutta questa parte prima non è veramente per lo strumento standardizzato, ma per tutta questa famiglia di strumenti. E quindi ho cercato di organizzare un po' tutti questi brani didattici in un modo, quindi comincerò con Vitale Gabrielli, e parlerò solo di questi, poi dopo parlerò un po' dei napoletani. Ma comincio con una toccata. E una toccata è praticamente un esercizio abbastanza semplice, che è pensato per scaldarsi le dita, come l'organista suonava una toccata prima della messa, quando faceva freddo doveva scaldarsi le dita, e quindi una toccata un po' per sentire se la cordatura va bene da una parte e per scaldarsi le dita. E poi dopo ci sono due brani, c'è un Ruggero che era una canzoncina famosa nel 600. Suonerò il basso di questa canzone e poi il compositore ci dà, mi pare, 16 modi di variare questa melodia. Quindi praticamente l'armonia torna sempre la stessa,
prima suono quella melodia del basso e poi sono sempre ornamentazioni per imparare a improvvisare praticamente. E l'ultimo brano di questo trittico, diciamo, di Vitali è un capriccio sopra otto figure, le figure nel 600 voleva dire le note, quindi sono otto note che riprendo sempre con più ornamenti, e lì ce ne sono 36 mi pare di variazioni. Quindi faccio questi tre brani insieme con il violone e poi passo al violoncello standardizzato di Domenico Gabrielli, violoncellista bolognese, però che ha scritto questi sette ricercari per violoncello solo a Modena per il Duca, il Duca d'Este. E praticamente quest'ultimo ricercar, che è l'ultimo pezzo di questo manoscritto, mette un po' insieme tutte le cose tecniche che ha esplorato Gabrielli nei primi sei, li mette tutti insieme in un brano che sembra quasi una sonata per violoncello, e alcuni hanno detto anche che questo ricercar potrebbe essere uno dei, diciamo, dei predecessori delle suite per violoncello di Bach, anche se sappiamo che Bach non aveva mai sentito parlare di Gabrielli e sicuramente non aveva mai sentito questa musica, perché è rimasta in un manoscritto alla biblioteca universitaria Estense a Modena, che è stato riscoperto una quarantina d'anni fa. Quindi comincio con Vitali, Gabrielli, e poi commenterò un pochino sui napoletani. Thank you.
Thank you.
E ora passiamo a Napoli con dei brani di Giulio Veruvo, che fu un violoncellista che lavorò alla Cappella Reale, anche come Francesco Paolo Supriano o Supriani poco dopo di lui. Di Giulio Veruvo abbiamo solo alcune sonate, pochissimi brani praticamente, e ci sono due pezzettini, anzi tre direi, una romanella, una canzona e una tarantella, che sono pensate per violoncello completamente da solo. Suonerò quelle, sono state riscoperte alcuni anni fa in un manoscritto al Conservatorio di Milano. Poi dopo farò una delle toccate di Francesco Paolo Supriani, che anche lui ci ha lasciato solo dei brani didattici, praticamente per imparare a ornamentare le parti di basso per il violoncello. Quindi lì ci sono due versioni di queste 11 toccate che ci ha lasciate, una versione per violoncello solo e poi una molto più elaborata, però con un basso continuo. Quindi farò solo quelle un po' più semplici, perché non ho il cembalo qui per farmi accompagnare. Quindi sarà prima di Giulio Veruvo una romanella seguita da una canzona, poi riprendo la romanella e poi c'è la tarantella prima poi di passare questa toccata di Supriano. E questi li faccio con un arco più leggero, di tipo piuttosto napoletano, col violoncello a 5 corde. Thank you.
che lavorava a Bruxelles, probabilmente ha scritto questi 11 capricci per violoncello anche a Bruxelles. Di nuovo brani didattici per imparare vari problemi tecnici del violoncello. Già con lui abbiamo un violoncello più standardizzato. Questo qua è un modello Stradivari del 1711, una copia fatta quasi esattamente 100 anni fa per mio nonno, che lo ordinò da un liutaio in Belgio. Questo qua è uno strumento che è un violone, come dicevo, solo che questo è fatto nel primissimo 800 in America, da un liutaio che si chiama Abraham Prescott, che è di origine morava. E sappiamo che i moravi, quando sono partiti nelle colonie, praticamente negli Stati Uniti soprattutto, hanno portato strumenti loro che hanno praticamente fermato l'evoluzione di questi strumenti. Quindi questi bassi da chiesa, li chiamano in America church bass, sono strumenti più grandi del violoncello, però che rappresentano una tradizione di liuteria morava emigrata negli Stati Uniti e che ha continuato a fare questi strumenti come li facevano nel 600 anche fino alla metà dell'800. Quindi praticamente è difficile avere un violone così, cioè un grosso violoncello, che sia uno strumento antico. Adesso ovviamente i liutai ne fanno copie. Questo qua invece ha 200 anni, un po' di più, e in America si trovano tantissimo, e visto che non sono violoncelli normali non interessano nessuno, quindi li vendono anche per una crosta di pane praticamente. E l'ho fatto appunto restaurare da un liutaio in Oregon che l'ha rimontato con un ponticello e anche un tasto ispirato da originali moravi che sono stati trovati poi in Repubblica Ceca, quindi uno strumento che è interessante anche per quello. Invece questo qua è uno strumento del tardo 700, francese, a 5 corde, alcuni li chiamano violoncelli piccoli, ma un po' una parola assurdo quando si pensa che la famiglia è delle viole, poi una viola grossa è un violone, un violoncello è già un violone piccolo, un violoncello piccolo è un violone piccolo piccolo, è un po' assurdo a questo punto. Però, come dicevo, strumenti a 5 corde venivano usati durante tutto il 600-700 e sono stati abbandonati poi diciamo all'inizio dell'800. Quindi anche questo costruito verso il 1800, un po' prima, da un collega di Jean-Baptiste Viom a Mirecourt, uno strumento che si utilizza benissimo per tutto il repertorio settecentesco, che va molto su e che non utilizza ancora quelle posizioni più tardi del pollice che si mette come capotasto. Quindi se si vuole suonare alto, all'epoca si prendeva lo strumento più acuto e basta, non si facevano tante storie e non si sviluppava un tipo di virtuosismo che è quello che si è sviluppato nell'800. Il virtuosismo nel 600 è piuttosto la possibilità di cambiare strumenti, perché sono tutti diversi come grandezza, con gli archi diversi, accordature diverse, insomma puntiamo su altre tecniche praticamente. Quindi questi capricci, quindi dall'abaco, come dicevo, sono 11 e approcciano praticamente ognuno dei problemi tecnici specifici. Quindi ho voluto suonarne 3, sono abbastanza brevi, come se fossero una suite per violoncello di Bach, scegliendo quelli che funzionano bene dal punto di vista tonale, insomma funziona di farli come se fossero 3 movimenti di un brano. Thank you.
Thank you.
scritto per flauto, almeno secondo vari musicologi, che potrebbe essere stato scritto per violino, e sul violino suonarlo in la minore come scritto per il flauto diventa molto acuto, quindi c'è l'ipotesi che poteva essere stato suonato sul violino in re minore. Quindi ho preso la parte del violino e la suono un'ottava sotto sul violoncello a cinque corde. Questa La Monde, come spesso con Bach, se non c'è un preludio, La Monde serve un po' da preludio, da ouverture, da primo tempo, diciamo. E quindi dopo questo ricambio, ripasso il violoncello a quattro corde, che è uno degli strumenti appunto per il quale Bach aveva scritto le suite, anche se le sei suite sono probabilmente per tre strumenti diversi, meno la sesta che è uno strumento a cinque corde, le altre cinque per due o tre tipi di violoncelli come ancora esistevano all'epoca di Bach, strumenti sia più grandi tipo violone sia più piccoli tipo questo. Quindi la La Monde di questa partita serve un po', come dicevo, come preludio, quindi va fatto in un modo abbastanza libero, perché se sono tutte semicrome, se si suona in modo diciamo metronomico, diventa una piaga, invece un brano bellissimo se si approccia con un discorso un po' più retorico, diciamo. Thank you.
preludio, la sarabanda e la giga. Thank you.
Thank you.
faccio anche la Sarah Bond della partita per flauto, sempre col violoncello piccolo, ma visto che è scritta abbastanza bassa, questa la faccio alla tonalità originale di La minore, per far cantare un po' le corde acute di questo violoncello a 5 corde. Magnifico, grazie. Thank you.
prima volta a suonare quattro anni fa, poi mi telefonò con un po' di 6-7 gennaio, tra poco mia moglie di Eugina, che è qui, lei è medievalista, festeggeremo 30 anni, ma non ci farebbe piacere passare 30 anni a Borgo perché ci è piaciuto. Ben volentieri, sono felice, una bella occasione come questa. Quindi ero qui. Poi noi ci siamo sentiti per il Covid, che hanno telefonato, Marco ha telefonato qualche mese fa, detto, senti, diciamo, io vorrei contraccambiare questa bella esperienza che abbiamo avuto, voglio fare un concerto per voi. Ecco, poi immaginate la mia felicità. E quindi un ringraziamento ancora più particolare che stasera ci ha regalato questo bellissimo concerto.